Auto incolonnate, clacson impazziti, ciclisti che rischiano la vita con slalom improbabili tra marciapiedi e rari angoli di asfalto liberi. Bentornati a Roma. Ore 8:15, riflettori puntati su quella porzione di città che da due mesi a questa parte è nell'occhio del ciclone. La prova del 9 era attesa per questa mattina, primo giorno di scuola per molti studenti, ma non per tutti. La riapertura sarà completata infatti solamente mercoledì prossimo. Il traffico è intenso, incolonnamenti all'incrocio tra Piazza del Colosseo, via Nicola Salvi e via Labicana, e tra via Labicana e via Merulana, ma la paralisi è stata scongiurata. È il primo giorno che esco con il traffico, per cui non posso ancora dire niente. Oggi come l'ha trovato? È aumentata di tanto già, anche se le scuole non sono comunque tutte aperte. Con questa nuova circolazione viabilità cosa è cambiato? È cambiato che il traffico si è triplicato. Bisogna pensare, ci sono persone che vengono da luoghi lontani dove venire coi mezzi impiegherebbe almeno tre volte tanto. Bisogna pure pensare non a chi vive in centro, che ha la fortuna di andare in bicicletta. Ci sono persone che abitano lontano, che fanno orari lunghi, tornano a casa la sera alle 8 e quindi la macchina rappresenta anche non solo una comodità, un po' una convenienza perché ci metterebbe tre volte tante, ma anche un po' di sicurezza. È un po' intasato, poi da quando hanno fatto questa potenzializzazione hanno cambiato i sensi, c'è più casino del solito. Quindi è peggiorato? È ancora, secondo me è peggiorato. Peggiorato molto. Numerosi ciclisti che sfidano il traffico e non si arrendono nonostante la mancanza delle piste ciclabili. Come va in bicicletta con questi nuovi provvedimenti? Per me è meglio perché c'è meno traffico da questa parte, però mi rendo conto che le vie intorno sono tutte congestionate, se uno deve fare un giro da qualche parte è quasi impossibile. Però non c'è una pista ciclabile? No, è abbastanza pericoloso passare sui binari, però non avendo alternative perché vado a lavorare qua. Io ho fatto via Merulana apposta per provare a vedere la situazione e l'ho trovata più libera del solito, incredibilmente. Forse tanta gente ha evitato proprio di farla e quindi i risultati sono positivi, nel senso che poi il traffico si è spostato su altre direttrici probabilmente. Male. Perché? Perché devo andare o controsenso o devo fare le salite dall'altra parte, oppure devo passare dove passano gli autobus. Era meglio prima? Andava male anche prima, servono le piste ciclabili. Al momento passate in mezzo alle auto? Passiamo in mezzo alle auto e non siamo mai sicuri. Quale percorso fa normalmente? Da via Prenestina fino a Corso Vittorio Emanuele. Intanto questa mattina alcuni rappresentanti del coordinamento Trappola per Fori ha distribuito ai semafori un simpatico passatempo per automobilisti imbottigliati. Stiamo distribuendo dei cruciverba, visto appunto che ci sarà molto tempo da sprecare all'interno delle macchine per il traffico che è stato creato con questo provvedimento, stiamo distribuendo dei cruciverba, visto che hai tempo, fatti un cruciverba.